Buongiorno a tutte ragazze e bentornate in un nuovo vlog. Allora, io sto uscendo, sto andando un attimino in libreria, devo andare a prendere un libro e spero di trovarlo perché lo volevo adesso prima del weekend, però alla fine se non riesco a trovarlo in libreria lo prendo direttamente su Amazon, cioè non ho voglia adesso di girarmi 150.000 librerie, però dai, incrocio le dita e spero di trovarlo. Oggi è sabato, quindi immagino ci sia un attimino un pochino più di traffico in giro già. Non si trova mai, mai, mai parcheggio vicino a quella libreria, perché in realtà ce ne sono due che sono ben fornite e insomma sono nella zona più centrale e non trovo mai parcheggio, mai. Quindi visto che adesso è sabato non voglio beccarmi troppo traffico e anche diciamo un orario abbastanza di punta di mattina, farò una cosa, parcheggerò la macchina, c'è cioè un parcheggio un attimino più grandicello, lì si trova quasi sempre posto, penso di metterla lì e poi fare due passi, insomma due passi a piedi. Ma tolto il problema della macchina, spero vivamente di trovare questo libro e di non dover aspettare appunto settimana prossima perché voglio iniziare. Adesso se lo trovo vi parlo e vi dico già che cos'è. Non è un libro di lettura, perché per quanto riguarda i libri di lettura mi sto trovando bene a leggerli appunto con le book reader. Anche perché a malincuore ho dovuto vendere un sacco di libri perché non ho più spazio. Cioè a me piace tantissimo il cartaceo, ha un valore in più rispetto al libro letto sul telefonino oppure sulle book reader. Però veramente non sapevo più dove cavolo mettere tutti quei libri. Già non so più dove mettere i make-up, non so più dove mettere le scarpe, un altro po' gli abiti. E niente, quindi per i libri non c'era assolutamente spazio. Voglio anche comprare, però a questo punto penso su Amazon, perché ogni volta qui non sono riuscita a trovarli, quei dispositivi, accessorietti che mantengono la fotocamera quando guido, appunto per fare anche dei vlog. Sono comodissimi, tipo che vi parlo mentre guido, mi piace anche tantissimo, mi rilassa. Ma devo trovarne uno buono, cioè come dico io che non balla, perché ne ho comprati tantissimi e ballavano tanto, vi giuro, quando andavo nel montaggio video non mettevo mai quelle parti perché mentre lo stavo montando un altro po' mi veniva il mal di mare, cioè ballava proprio così. Devo trovarne tipo uno fisso, non si muove, cioè che non arrivano troppo le vibrazioni appunto dell'auto. Devo vedere un attimino qui dove posso collegare un accessorino del genere. Io non la metto qui a parlare ore intere e poi si fa tardi, quindi devo andare. Come ragazze di ritorno a casa, adesso la prima cosa è togliere questa camicetta bianca perché non so, il bianco a me personalmente, non so voi, mi spaventa, tipo la guardo e ho già l'impressione che si sporchi. Posso parlarvi di questa novità? L'ho trovato, sono stata appunto in libreria e quanto adoro il profumo che c'è nelle librerie. Anche quando sono a Napoli, in zona stazione, dalla Feltrinelli, un po' di tempo in più, mi piace stare lì, ma anche le ore intere, cioè mi piace stare proprio lì in quell'odore, in quel profumo, non so voi, ma mi rilassa tantissimo. Comunque vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso questo libro qui, che sarebbe un libro di testo appunto scolastico, un libro scolastico. Sto iniziando a studiare in inglese, però fatto bene, in maniera fatta proprio bene, inizierò proprio un percorso e adesso vi spiego un pochino. Imparare l'inglese diciamo che sarebbe stato sempre il mio grande, tra virgolette, sogno. Mi piacerebbe tantissimo, ho provato molto spesso a farlo da sola, a vedere telefilm con sottotitoli, a comprare dei libri e farlo da sola, ma in realtà non ci sono mai riuscita più di tanto, insomma, riuscivo a capire i concetti, però sbagliavo tante, tantissime, tantissime cose. Il fatto è che anche studiando, quando poi facevo gli esercizi e notavo che c'erano degli errori, mi riusciva difficile capire il perché di quell'errore. Non avendo nessuno che appunto ti insegna, ti spiega, poi a un certo punto risulta 3 volte più difficile. Questo libro mi è stato consigliato, io inizio questo percorso appunto come se fossi una studente di questo, ad esempio, il libro per le medie, quindi insomma farò questa sorta di percorso con un professore. In realtà lo farò con una professoressa che sarebbe poi alla fine dei conti mia cugina lei è una professoressa di lingue, insegna appunto nelle scuole, ha insegnato anche all'università e adesso da pochissimo è ritornata qui in città perché prima abitava insomma in un'altra zona d'Italia ed è una mia vicina, quindi ed è una mia vicina, abitiamo tipo a 2 passi. In questi giorni ho parlato un pochino con lei, mi ha appunto consigliato libri da comprare, il percorso da fare appunto insieme, tante tantissime cose, quindi avrò questo tutor e sono felicissima di questa cosa, di iniziare questo percorso, di iniziare questa nuova cosa, perché secondo me è giusto nella vita non fermarsi mai, imparare sempre cose nuove, cercare di migliorarsi sempre di più. Io volevo iniziare una scuola di quelle fatte logicamente a pagamento, di percorsi realmente buoni, ma costavano davvero uno sproposito, cioè
costavano tantissimo, quindi adesso ho questa opportunità che non posso assolutamente farmi scappare. Oggi è sabato, ne abbiamo parlato un pochino in questi giorni, e anche se è sabato devo iniziare oggi. Quindi oggi ho già il programmino delle cose da studiare, delle cose da fare, e poi ci vedremo comunque all'inizio settimana e lei mi spiegherà le cose, logicamente correggerà i miei errori, insomma faremo proprio un percorso insieme e quindi non vedo l'ora di iniziare, veramente sono troppo contenta. Spero realmente di poter imparare, non dico tutto in maniera perfetta, logicamente ci vorrà molto molto tempo, però già il fatto di iniziare mi dà molta carica. Prima ero una persona che guardava molto l'età anagrafica, nel senso che pensavo che ad un certo punto poi una persona non potesse imparare nuove cose, oppure pensavo che era passato troppo tempo per iniziare a imparare appunto qualcosa. Però fortunatamente la mia idea è cambiata col tempo, ho capito che comunque l'età anagrafica non c'entra niente, puoi sempre migliorarti, puoi sempre dare il meglio di te, quindi puoi sempre cercare di oltrepassare quegli orizzonti che comunque ti eri imposta nella tua mente, perché spesso iniziare fa abbastanza tra virgolette paura, pensi a tutto il tempo che ci vuole e quindi ti scoraggi. Io ho sempre avuto questo pensiero sbagliato, nel senso che pensavo troppo al tempo, che dico oddio adesso ho questi tot anni, magari per imparare ci vorrà tanto e mi ritroverò ad imparare che sono vecchia, eccetera, tutti questi crucci mentali. Però sbagliavo. Quando hai 20 anni magari dici oddio questa cosa la finirò a 25 anni, oddio 5 anni è tantissimo tempo. La vita è così, raga, chiudi gli occhi che hai 20 anni, improvvisamente li riapri che ne hai 25, gli anni veramente ti saltano addosso che uno non se ne accorge. Quindi ho eliminato un attimino questa parte mia di pensiero, che comunque ho fatto bene ad allontanare perché era un pensiero negativo, cioè pensare così alla fine non è un pensiero positivo, è un pensiero comunque negativo, ti scoraggi da sola. Io non so come andrà a finire questo percorso, però ci provo con tutta me stessa, nel senso che darò davvero il meglio di me, perché comunque nella vita diciamo spesso io non ho tempo, ma in realtà il tempo c'è, 24 ore in una giornata bastano, insomma togliendo quelle del sonno, bastano veramente se vuoi a fare tutto. Alcune volte dicevo io non riuscirò a fare, adesso sto caricando per esempio video dal lunedì al venerdì, io pensavo che era una cosa impossibile, dicevo sempre oddio non riuscirò, perché magari la sera mettevo a vedere il telefilm, oppure facevo questo, oppure facevo quell'altro. Sprecavo del tempo, però ho iniziato a fare una selezione di cose che potevano realmente servirmi e cose che non potevano realmente servirmi. Per esempio adesso i video li sto girando, che ne so, anche alle 10-11 di sera, finisco mezzanotte, l'una, magari quel telefilm lo riguardo quando ho veramente quella mezz'ora di spacco e mi guardo una puntata invece di due, oppure non me la guardo proprio, riprendo il giorno dopo, insomma sto iniziando a ritagliare bene gli spazi. Ed è importante perché io sono sempre stata una persona super disorganizzata, infatti adesso ho tipo mezz'ora di tempo, invece di star lì a modificarmi la foto che magari posso modificarla dopo, prendo e sistemo la stanza, così non mi ritrovo dopo a dover, che ne so, riordinare, poi pulire, poi lavare a terra, poi lavare questo, poi lavare quello. Quindi sto iniziando veramente a ritagliare degli spazi. E infatti sto usando tantissimo l'agenda, questa che avevo comprato, mi ispira tantissimo, mi mette di super buon umore. L'avevo pagata una cosa come 20 e passa euro, però veramente ragazze, io ogni giorno ci scrivo tutto e riesco così ad organizzarmi meglio. Per alcune persone può essere uno stress, cioè scrivere tutto quello che devi fare, però magari siete persone che siete già organizzate nella vita, quindi già sapete come dovete muovervi, riuscite a ritagliarvi il tempo e tutto. Pensate che io sono sempre stata una grandissima disorganizzata nelle cose che faccio, tipo io perdevo tempo su tempo che non me ne accorgevo, cioè vi ripeto, non stavo ferma ad una parte e facevo scorrere il tempo così, facevo delle cose che però non combaciavano, quindi sto iniziando a mettere pezzo su pezzo, a fare andare l'ingranaggio come deve andare, anche perché voi lo sapete, sto organizzando il nostro matrimonio, mio e di Celeste, quindi logicamente quando ci sposeremo sarà diverso da adesso. Bisogna organizzarsi anche su questo, mantenere una casa, il lavoro,
bisogna un attimino cercare di darsi, tra virgolette, dei ruoli. Bisogna cercare di avere un attimino un'organizzazione nuova, perché comunque inizia una vita nuova. Magari adesso ecco qua, se non riesco, per esempio, che ne so, a fare la spesa o a cucinare, magari mia mamma cucina, fa lei la spesa, quindi in questo caso è diverso quando staremo a casa da soli. Tipo se Celeste lavora e sta fuori tutto il giorno e magari lui la spesa non può andare a farla, in questo caso devo andare per forza io. Comunque lì poi ci sarà un'organizzazione diversa anche tra di noi, quindi inizieremo un attimino a giocarci dei ruoli anche tra me e il mio futuro marito. Ho allacciato il fattore matrimonio perché comunque sto iniziando già da sola a capire di non perdere, tra virgolette, tempo, perché è importante per me già da adesso riuscirmi ad organizzare da sola per non ritrovarmi poi che comunque c'è una casa e tutto il resto in più, quindi una vita totalmente nuova, impegni in più, a non ritrovarmi poi ad essere lì con le mani nei capelli, i capelli rizzati e non sapere veramente che fare. Quindi è già da un po' di tempo che sto portando avanti, oddio, questa sorta di organizzazione scritta che mi aiuta tantissimo, e sto trovando tanti spazi da dedicare in più a tantissime cose. Quindi dedico spazio per me stessa, per il lavoro, insomma per la vita di coppia, per la vita familiare, per la vita con gli amici, e sono molto molto contenta di questa cosa. Però magari questo vi parlerò in un prossimo video, vi farò vedere proprio come faccio, come sto cercando di organizzarmi, perché mi rendo conto che comunque non sono l'unica al mondo ad essere super disorganizzata. Adesso tolgo tutto questo ambaradam di cose che ho messo ieri, perché insomma vedete alla fine è soltanto disordine, e quindi adesso sistemerò le cose. Pulirò appunto la scrivania e tutto sarà ritornato come prima. Comunque ho messo i miei pattini di Too Faced qui sopra, sono bellissimi, li ho messi tipo a mo' di gingillo perché appunto non volevo tenerli chiusi in una scatola, avevo liberato tutto il casino da questo mobiletto, ho deciso di mettere questi pattini che sono bellissimi secondo me, sono veramente belli. Li tengo in esposizione perché alla fine per me sono veramente troppo grandi, tipo portano un 39. Pattinare non è che mi faccia impazzire, oddio, ho paura di spezzarmi le gambe in quattro parti. Anche se quando ero piccola adoravo andare sui pattini, però adesso preferisco tenerli qui esposti, anche perché questi di Too Faced non esistono appunto in vendita, erano in una PR box e per me sono un po' come una reliquia, un ricordo bellissimo da avere. Ho rifatto il tono della mia sorella, però adesso qui in fotocamera non si nota bene, praticamente erano molto gialli, adesso sono grigi, sono grigiati. Però in alcune zone, tipo qua, sono molto grigi, però dalla fotocamera non so, sembrano perché abbiamo una luce calda qui accesa, in cucina fa schifo sta luce. Però sono bellissimi adesso, figuratevi, erano molto molto gialli. Ad esempio io qui dal vivo vedo anche un pochino di violetto, insomma vedete. Sto mangiando l'ultimo pezzo di piadino. Dovete sapere una cosa, io sono misofonica, cioè che quando sento i rumori del cibo tipo pazza, nervosa, mi nervosisco. E c'è mia sorella che, mamma mia, senza sta zitta al cibo, chiudi la bocca. Ci piace vedere quando lo mangio. Quei video ASMR che fanno gnacco gnacco, mi sta salendo il nervoso, ma la mangio. Ma come facciano a vedere quei video? Fatemi sapere se voi siete una di quelle che piacciono appunto i video tipo quelli ASMR che mentre mangiano tipo il sushi, che sente tutto il loro fino a che scende in gola. Non fa troppo senso sta cosa. No, non bacio. Come io. Ma cantare la canzone di Halloween? È di Halloween. Dai, ti vergogna. Sei una zombie. Oh no. Sei una zombie. Ah! È di Halloween. Dolcetto. Oh, scherzetto. Mi fanno di mangiare. Guardate come cammino. Non sapevo mi toccavo. Tieni ancora un pezzo. Pure tu. Guarda a me. Così. Giuro la nostra bocca. Senti il rumore dell'acqua quando bevi? No. Come sgagarozzi. Ma non ti senti sazia? Sto scoppiando. E posala. No, devo finire. Mangia ancora. ASMR di una beppa d'acqua. Oscenità serali. Alla fine della fiera mi sono struccata, mi sono anche fatta uno shampoo e stavo iniziando un pochino
Bene, dopo essermi tirata due dei quattro capelli che ho, mi ero messa un pochino a, appunto, a fare gli esercizi qui sul libro. Solo che molti praticamente li devi fare ascoltando, quindi ascolti e scrivi quello che senti, ripassi, cioè non puoi fare gli esercizi soltanto così, senza sentire. E in pratica avevo scaricato l'ebook, perché appunto c'era un codice che se scaricavi là potevi appunto farlo anche da cellulare o da PC. Il libro c'è, esce l'ebook, però gli esercizi non si sentono, cioè se ne sente uno su 10, questo sia dal cellulare che dal computer, ed è praticamente inutilizzabile, no? come ebook. Quindi magari se una persona vuole portarselo dietro, che ne so, in viaggio, cose del genere, comunque continuare a fare esercizi e tutto, ascoltare, niente, cioè un esercizio su 10 si sente mentre tutti gli altri no. E quindi boh, non lo so, proverò a reinstallare l'app. Qui c'è il CD e vedo di passarmelo su una pennetta USB, lo sto mettendo nel portatile di mamma sperando di poter fare questa operazione, e non utilizzo un Windows da una vita, quindi saperlo ancora utilizzare. Boh, adesso lo metto all'interno e vedo se posso prendere appunto la pennetta e passare tutto sulla, oddio, sulla pennetta. Ho sistemato anche tutta la scrivania, le scrivanie, ho organizzato tutto, veramente ho pulito tutto da cima a fondo. Aspettate, dovrei avere delle pennette USB nascoste qui sotto, forse. Alla fine va a finire sempre così, cioè quando voi magari avete una cosa qui da un sacco di tempo, la spostate e dite: oh, questa adesso la metto lì, perché così sicuramente la troverò prima, però alla fine non si trovi più. E dopo mezz'ora di ricerche l'ho trovata, lei, la pennetta USB. Ok, ora dovrei, in pratica, sì, vabbè. Che è sta cosa, oddio raga. Brutto quando passi da un sistema all'altro. E io mi ricordo che lo sapevo usare benissimo Windows. Adesso non so farci più niente. Comunque ragazze, non so se il fondotinta di Fenty Beauty, perché sto utilizzando solo quello come nuovo, diciamo, come cose nuove nell'ultimo periodo sul viso, o se devo disinfettare proprio spugnette e pennelli, perché comunque li ho lavati benissimo con saponetta, tutto, cioè lavati e asciugati alla perfezione. Mi stanno uscendo un sacco di bollicine sotto pelle stile follicolite e mi prudono, cioè mi prude tantissimo. Comunque proverò a non utilizzarlo per un po' e a utilizzare altri prodotti, insomma i fondotinta che utilizzavo sempre, perché proprio contro luce, cioè si vede proprio, cioè, tutte quelle bollicine stile follicolite, poi mi prudono e sono rossastre, cioè forse in fotocamera non si nota, ma mi danno fastidio. Qua vedete i brufoli, il brufoletto, anche qui questa zona rossata. Io non ci ho mai avuto problemi di sfoghi di pelle, solo quando qualche volta ho fatto la sciocchezza di fare una depilazione un attimino più invasiva, e adesso non ho nemmeno depilato il viso, quindi niente. Penso che sia una sorta di sfogo, forse un pochino allergico anche, perché mi prude, mi pizzica. Ed è iniziato da quando ho provato il fondotinta, quindi adesso non so se effettivamente sia il fondotinta o qualche altra cosa, anche perché vi ripeto di nuovo, sto provando solo quello. Ma spero che passi presto, adesso non lo utilizzerò e spero che sia quello il problema, anche perché poi è brutto, cioè quando non sei abituata a vederti con bollicine e poi improvvisamente bollicine sotto pelle che si notano tantissimo, comunque è brutto e poi è fastidioso perché pizzicano da impazzire. Ho inserito la pennetta, adesso vediamo se me lo... Se questo video vi sia piaciuto vi mando un bacino, ci vediamo alla prossima. Ciao. Esce improvvisamente il mio video, ascoltate. Level 1 Student CD by Philippa Bowen. Ok, and Dennis Delaney. Però che strano che... Ma perché esco io? Boh, mi imbarazzo a sentire la mia voce. By 5 Level 1 Students Book Starter. Ok. Welcome quiz. Però mi dispiace tantissimo che non va sul... Flag number 1 is blue. Ok, qua c'è però non... Ok, vabbè. Zitta. Zitta. E mi dispiace che non va appunto né sul cellulare e né sul PC. Vabbè, nel caso in cui voglio portare appunto... voglio fare degli esercizi fuori, vedrò appunto di spostare questi file dalla pennetta in qualche modo al cellulare. Ho qui la mia matita. Logicamente c'ha il brillantino favoloso e la mia gomma
E niente, raga, mi metto a studiare. Grazie per essere state anche oggi in un nuovo vlog con me. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.